alcuni pensano che sia per via del liceo classico, è solo parte quella è la roba che sarà inventata un po' il Benedetto Croce, un po' i suoi amici, ma non sono del tutto convinto. Io credo che sia per via del teatro. Ed è interessante questo fatto che tutti questi teatri siano in area della mamma. Io voglio fare la difesa di Ratzinger, era questo fatto. Questa faccenda dei tappi è più complicata di quanto non crediamo noi. Noi abbiamo l'impressione, per via di un film molto bello, che è Papa Re, che i papi fossero veramente dei tappi, dei sacri, di Maria Cura, di seconda metà dell'Ottocento. Il che è un po' vero, povero Pio Nono. Però bisogna anche capire che Pio Nono ebbe nel 49, quando un mio parente, tra l'altro, gli fece la rivoluzione a Roma, ebbe una tale strizza che quando tornò in Vaticano disse d'ora in poi non ce n'è più per nessuno. Quindi dall'849 in poi il papato è repressivo, ma il papato del 700, del primo 800, va completamente guardato, fu assolutamente libertario rispetto a ciò che era l'Europa. Voi vi immaginate cos'era l'Europa all'inizio del 700 sotto Pietro il Grande, che prendeva gli amici da genocidere prima di partire, così gli altri non diventavano amici mentre era lì. Oppure cos'era la Grande France di Luigi XIV, ormai vecchio, in arcescenza, con Madame de Maintenon che faceva la bacchettona quotidiana all'inizio del Settecento. O cos'era la Prussia che stava crescendo e lentamente passava dal re, dal tremendo papà di Federico II, che però non era morto, anche lui fece fare 7 anni di servizio militare a tutti i colpi che aveva sotto i piedi. In fondo da parte era incredibilmente libertario, questo era l'unico posto in Europa dove non si faceva guerra, era l'unico posto in Europa dove si stava bene perché la produzione agricola andava avanti tranquilla e buona. E il papato, a partire da Papa Albani, cioè Clemente XI, quello che attraverso tutta la sentenza perché sotto di lui fu istituita la scuola del mondo, furono riaperti i musei romani, si cominciò a pensare che la cultura servisse molto di più di quanto non hanno pensato i governi precedenti italiani, quindi forse meglio il papato di Clemente XI degli ultimi 40 anni di Repubblica Italiana. E non voglio fare l'apologia della nostra regime, ma in qualche modo può pensarci con nostalgia, sì. Con lui inizia un'area di libertà nel poter operare che andrà avanti attraverso tutti i papi successivi, compreso quel bravo, per quello che dicevo, che ne penso a Ratzinger, il predecessore che viene detto XIV, l'Albertini bolognese, quello che, di cui riprende poi il nome Benedetto XV, quello che si oppose alla prima guerra mondiale, cioè gente che pensava che la cultura e la fede potessero declinarsi in un modo abbastanza equilibrato e essere pacifiste. Questo percorso nasce sempre in questa zona e per farlo nascere si lascia che la gente vada a teatro. Come mai? In realtà è tutta la faccenda che nasce a Bologna alla fine inizio 600, quando viene fatto il patto fra Giulio II e i bolognesi, che è molto semplice come patto: voi abbandonate la politica, state sotto il piede di Roma, fate la sacrestia periferica, però in cambio avete il diritto del potere. Tornerini in cambio di del potere e successivamente immediatamente grandi teatri come diritti di godimento. Quindi i grandi teatri inventano Roma, a Bologna che sono subito le e nascono i grandi teatri. E nasce la cultura del grande teatro e questa cultura diventa una cultura trasversale e popolare negli Stati Vaticani, soprattutto nell'area umbro-martigiana, nel XVIII secolo e all'inizio del XIX, con una conseguenza chiarissima, che con questi teatri si sviluppa un mondo massonico infinito. La Chiesa lascia la libertà della massoneria, la massoneria tiene lo spirito rivoluzionario, tutto va perfettamente in linea e tutto lascia per loro per il teatro. Pensate alla scritta massonica bellissima che c'è sullo Sferisterio a Macerata, tutto lo sviluppo di teatro lungo la testa fino ad arrivare a casa di Rossini. Non perché di Rossini viene qua e qua mette in scena l'Italiana d'Argento, con la quale poi quando si alzerà il sipario verrete in qualche modo stimolate a tornare in quell'epoca della prima metà del XIX secolo. E poi avviene l'Unità d'Italia e con l'Unità d'Italia si disegna tutto. L'Unità d'Italia è un po' una roba seria, un po' una roba d'opera.
dire abbastanza facilmente, lo spirito, non che gli italiani fossero dovere, e io ho sempre pensato che fossero dovere dei piemontesi. Cioè questo qua del Vittorio Emanuele II, il baffo un po' troppo lungo, come diceva Berzelio, le mani troppo grosse. Berzelio diceva, sapete che c'è la discussione su sapere se sia veramente discendente o se sia figlio di macellaio di Firenze. E Berzelio diceva, la nobiltà si riconosce anche nelle mani, dalla sottigliezza degli atti, delle arti, degli arti, degli arti. Guardate le mani del nostro re. E quindi Vittorio Emanuele II è un po' la bella Rosina anche. E la cultura italiana un po' lo diventa, però anche in senso così bonario e divertente. Nel gusto dell'operetta bisogna cambiare il nome del teatro, intanto perché erano rubati dei pezzi, era stato smontato il successo quello che è successo al Teatro di Pavia, che per il restauro, la vita del restauro portò via tutto per farli vendere dopo la laboratoria. Qui era successo una cosa più analoga, quindi fu riprogettato il teatro, ridisegnato e ovviamente intitolato a un grande cittadino. C'è un po' come il biografo, un po' di bibliotecario per Cesare Augusto, quindi uno che la strada l'ha fatta nella vita. Si rinventa il piano e si chiama ovviamente uno dei migliori artisti allora dell'Umbria, un perugino che è Domenico Brusti, a fargli i fondali, a decorare il parco e fare così, due sipari, quello regolare per le rappresentazioni musicali, e uno che chiude il sipario perché è la comunicazione nuova che vuole dare il teatro. Questa comunicazione nuova è la sua seconda parte, dove ci direbbe poi una bella Italia, però è anche un po' le come ci credeva l'Italia, dovrebbe essere l'Italia messa su una colonnona molto all'antica. Però troverete anche degli altri dettagli, dei paesaggi non affatto stupidi, delle rappresentazioni della spettacolarità di allora, danzante, che curiosamente si trovano in alcuni quadri di Chirico di questi, non so come aveva fatto di Chirico perché non aveva fatto di Chirico, sono sicuro. Ma soprattutto troverete due dettagli che vi hanno commosso, che stanno in centro, ai piedi della colonnina dell'Erna, e che sono due maschere teatrali come ne conosciamo parecchi, ma che in quel momento sono maschere teatrali che riprendono il gusto degli scavi in corso in giro per l'Italia meridionale e le fanno queste rappresentazioni così precise e così in un qualche modo teorizzate e estetizzate che un signore, quello sì che è stato vicino, quindi è molto simpatico, si chiama Gino Severini, che fosse anche nella Corbona, che non è lontano da qua, e qui c'è passato di sicuro, ne vede. E nella produzione dei suoi più bei quadri parigini degli anni 20 e 30 li ritroverete uguali. All'idea che ci sia un rapporto fra il teatro di Spoleto, la pittura di Severini, la comunicazione parigina e quella siede poi in effetto immediato su De Chirico che frequentava Severini negli anni, fine anni 20 a Parigi, mi commuove. Tutto ciò in un sipario oggi ripulito e restaurato. Allora, questo è un modo delle cose, di risentire il nostro mondo, di passare dal caldo alla piazza, devo dire che l'aria condizionata è abbastanza buona. Sì, vedi anche che si muove il dettaglio. L'aria condizionata è decente, ma riportate la modernità, questi luoghi che poi ebbero la fortuna di diventare il cinematografo, di
genitum mundus renovat, verque redit floridum forma rebus datum, avis modulatur modulans letatur, avis modulatur modulans letatur, lucidior et lenior aeream serenatur, iam florea, iam prongea silva comis pensat. L'amore, l'amore, l'amore. Io non ha mai potuto lasciare niente da poeta, filosofo o scienziato come sapesse Riccio che cos'è l'amore. L'amore di che cosa è fatto? Cos'è questo amore? Una vicarella che veniva fra un prelito diceva che l'amore è un'apa, la piazza l'apa, la si pugna di femmina, la bofra un creatore, un bambino, riceve che l'amore era un codice, la mozza che fuia e non sa fa chiappare, ma si sta traserita la vecchia, sta rotta tutto il sole. Un chiantiere riceve che l'amore